Un giovane non può avere paura del futuro, perché il futuro è costruito da noi. E un giovane ha tutta la vita per costruire questo futuro. Quindi non posso accettare che un giovane abbia paura. Prima di tutto, dobbiamo ricordarci che siamo chiamati ad essere persone libere. Gesù Cristo è venuto a dirci questo, che eravamo persone libere. E chi cade nella paura non è più libero, perché prende le sue decisioni non secondo volontà, ma secondo la paura che ti fa scegliere da una parte o dall'altra. Quindi un giovane che dice di aver paura nel futuro è un giovane che non è libero delle sue azioni. Quindi deve fare prima di tutto un cammino di liberazione, che è il cammino del cristiano. Tutta la vita, quel cammino di conversione ci deve portare alla piena libertà. Ma è importante riconoscerci che non siamo pienamente liberi, che ci rendiamo conto che cadiamo nelle schiavitù del peccato, della paura, eccetera. Questo è molto importante perché tante volte i giovani credono al contrario di essere totalmente liberi e invece sono schiavi di tante cose. Quindi riconoscere che devo intraprendere un cammino di libertà. E già questo mi dà voglia di vivere, già questo mi dà voglia di futuro, perché verso un futuro di libertà chi non ci vuole andare? La seconda cosa è che posso pure capire, visto la situazione anche ecologica, capire che questo mondo fa fatica a cambiare. Ma non mi posso fermare a quello che vedo. Mi devo rendere conto che ognuno di noi deve fare il suo. Madre Teresa diceva: l'amore che tu non avrai dato non sarà dato da nessun altro. Tu fai quello che devi fare. Un giovane, se vuole costruire un futuro diverso, deve mettersi del suo. Forse sarà qualcosa di piccolo, ma se ciascuno ragiona dicendo il futuro mi fa paura, io non posso far niente, non cambierà niente. Ciascuno di noi deve mettere la sua propria pietra all'edificio. Allora rimboccati le mani e mettiti in cammino. Ciascuno di noi è in cammino. Il cristiano, se si ferma, non è più cristiano. La nostra fede è una fede dinamica, abbiamo voglia di qualcosa di nuovo sempre e questo nuovo è Gesù Cristo che ci vuole incontrare in ogni momento. Allora muoviti, perché il mondo ha bisogno di te.